Grazie, questo è il mio video di risposta a Claudia di Vintage in Progress perché mi ha taggata nel Winterlicious Tag, un video che ha fatto qualche giorno fa. Anche un'altra ragazza, Orchidea Bianca Makeup, mi aveva chiesto di fare questo video in collaborazione, però io avendole risposto ieri sera non ho più ricevuto risposta, quindi io lo faccio. Siete tutte taggate, anche Orchidea Bianca Makeup è taggata, quindi se volete fare questo video tag, l'avete già fatto, potete lasciarlo qua sotto come video di risposta. E iniziamo con le domande. Allora, la prima domanda è: smalto invernale preferito? Allora, come sapete, io sto utilizzando lo smalto solamente in questo periodo perché mi sono operata. Lo ridico per le nuove iscritte, scusatemi se mi ripeto a oltranza, però almeno faccio le cose chiare. E lo smalto preferito del periodo è questo qua, della vecchia collezione di Essence Color & Go in numero 60, che è quello che sto indossando ora e che mi avete visto indossare diverse volte. Mentre gli altri anni che utilizzavo gel, e probabilmente anche a gennaio quando ricomincerò a farmi la ricostruzione in gel, ho utilizzato e utilizzerò questo gel che è della Profil Nails ed è il Bordeaux Perla. Guardate che bello! Ora, attraverso il vetro non rende neppure, è proprio un colore intenso, proprio il colore natalizio per eccellenza, secondo me. Poi, seconda domanda. Prodotto labbra preferito. Allora, prodotti labbra preferiti ne ho due che vanno di pari passo perché non posso mai utilizzare uno senza utilizzare altro. Li abbino perfettamente, li adoro. E sono questi cristalli magici di zucchero rosa della Lush, che è praticamente uno scrub labbra al sapore di chewing gum. Buonissimo. Se non l'avete provato, vi consiglio di andare a dare una annusatina alla Lush. E poi questo burro cacao della Burt's Bees al miele che ho acquistato a Parigi, ve l'avevo anche mostrato nel vlog se non sbaglio, e io li abbino sempre la sera prima di andare a letto, dopo essermi lavata i denti o prima, insomma, mi faccio il mio scrub con questo formidabile scrub alla fragola, al chewing gum. Solitamente lo faccio prima di lavarmi i denti perché quando lo faccio dopo la tentazione di dare una leccatina è forte, quindi solitamente lo faccio prima e dopo vado ad applicare questo balsamo, questo burro cacao al miele che le idrata tantissimo. Ho notato che a differenza di quello dei provenzali, che anche quello mi piace tantissimo, quello alla mandorla col tappo arancione, questo resta molto più a lungo sulle labbra, l'altro tende a svanire già dopo qualche ora. Questo invece, essendo più appiccicosiccio, resta proprio bello, le sento proprio più idratate rispetto all'altro. Poi, terza domanda: capo di abbigliamento più indossato per l'inverno? Allora, il più indossato in assoluto è il mio giubbino, questo qua rosso della Sylvie Knitch, che vi ho mostrato nell'outfit natalizio semplice. Se volete andare a rivedere qua sopra, vi lascio il link del video. Mentre il capo, la maglia, il maglioncino più indossato è questo qua, che mi piace tanto. L'avevo acquistato secoli fa da Extin, l'avevo pagato, se non sbaglio, sulle 30 euro, quindi neppure tantissimo. Però lo indosso ogni anno sotto questo periodo natalizio perché mi piace tantissimo. E per adesso ha solamente un filino qua tirato. E mi piace perché mi sa proprio di Natale, di festa, non so. Comunque, passiamo alla prossima domanda. Accessorio più usato in inverno? Ne ho due, la versione casalinga, che sono queste babuccette che vi ho già mostrato anche queste in un video haul, se non sbaglio, che l'avevo acquistate per andare all'ospedale e sono fighissime, tengono un caldo incredibile. E poi c'è la versione da passeggio, che è questa qua, che sto indossando quotidianamente tutti i giorni, anche ora lo stavo indossando, non c'entra niente col maglioncino, però fanno tantissimo caldo. Stamani sono andata dal parrucchiere e volevo mettermi uno stivaletto nero, magari col tacco, poi ho ripiegato su queste, anche se non c'entrano niente veramente con l'outfit. Però volevo star comoda, queste qua le indosso tantissimo, anche la mattina, il pomeriggio, la sera non esco mai, quindi la sera tengo quelle casalinghe, però mi tornano benissimo, sono comodissime, caldissime, non sono bellissime da vedere perché sono proprio
non sono proprio bellissime. Poi, altra domanda. Aroma, profumo o candela preferita per l'inverno? Allora, la mia candela preferita in assoluto per l'inverno è questa qua di Ikea. Vedete, a differenza delle altre che trovate da Ikea, questa ha anche il vetro rosso e questa ha la profumazione di biscotto alla cannella. È incredibile perché sa proprio di biscotto, ha un odore fortissimo e a differenza di altre candele che mi è capitato di utilizzare, ho notato che questa, anche aperta, ha proprio questo odore che non svanisce. Le altre, se voi andate da Ikea, vi fate un giro, le hanno usate. Molte non sanno quasi più di niente perché l'odore una volta aperto svanisce. Proprio anche i sapori più delicati, ne ha fatte tantissime nuove. E io per sentire proprio l'odore dovevo star lì nei buchettini della plastica di quelle nuove e annusare, perché quelle che avevano aperto per dimostrazione non sapevano più di nulla. Questa è 2 o 3 anni, se non sbaglio, che ce l'ho. L'ho accesa pochissimo, però anche da spenta emana un profumo incredibile. Purtroppo quest'anno io non l'ho più trovata, volevo riacquistarne un'altra perché, come sapete, quando trovo una cosa che mi piace tantissimo tendo a comprarne più di un pezzo. Come kit di sopracciglia ne ho diversi, proprio perché ho paura che poi non li troverò più. Preferisco comprarne 2 o 3 in più e usarli come scorta, come fondo di magazzino, e questa non l'ho trovata. Non so se solamente qua a Firenze, a Firenze non si trova più. Comunque, se la trovate, io vi consiglio di prenderla. Ha questo disegnetto, vedete? Che poi ce n'è anche un'altra simile che ha disegnato una mela e una stecchetta di cannella, ma non c'entra niente con questa. Questa è proprio favolosa. Bevanda preferita dell'inverno. Allora, la mia bevanda preferita in assoluto è la cioccolata calda, però ultimamente io e Nicola stiamo bevendo quasi ogni sera i tè, quelli che avevamo acquistato nel nostro viaggio a Parigi. Ve li avevo anche mostrati sia nel vlog che nel top e flop di qualche mese. E il nostro preferito in assoluto è il tè alla menta, è buonissimo, ha una confezione di latta verde, se volete andare a rivedere i video vecchi, ed è buonissimo. È in granella, quindi non è in bustina, ha proprio il suo, non so il termine specifico, comunque quella pallina con i forellini, va riempita quella, messo in infusione ed è buonissimo. Ce n'è anche un altro, sempre della solita linea, abbiamo comprato kit, ce n'era diversi, molto più natalizio, all'arancio, cannella, insomma, proprio con i sapori natalizi per eccellenza. Però non mi fa impazzire perché è troppo forte, troppo, troppo deciso. Poi, altra domanda. Film natalizio preferito di sempre. Come vi ho già detto nei video tag natalizi che ho fatto 2 settimane fa, i miei film preferiti sono Mamma ho perso l'aereo, Christmas Carol, poi cos'è che ho visto ieri sera? Ieri pomeriggio ho visto Il Grinch, ieri sera ho visto Natale in India, o sul Nilo, o tutte e due. Forse tutte e due, perché su Sky danno tutto un po' a ruota. Qui più o meno tutti i film natalizi mi piacciono, non ho proprio un film forse preferito per eccellenza, anche perché quando penso di averne uno preferito, quando vedo, ad esempio, nell'ultimo video tag vi ho detto che il mio preferito forse era A Christmas Carol, poi ieri sera vedendo Natale sul Nilo mi è piaciuto tanto rivederlo, che quindi ho un po' le idee confuse. Mi piacciono tutti i film natalizi, ad essere sincera. Poi, canzone di Natale preferita. La mia canzone di Natale preferita è quella che, non so se il titolo si dica così, comunque All I Want for Christmas is You. Non ve la canto perché, fidatevi, è meglio per voi, comunque è questa qua. Se non sbaglio l'ha cantata di recente Mariah Carey, può darsi. Comunque, cibo preferito per le feste natalizie. Cibo preferito... di tutto, dagli antipasti, tramezzini, tutte quelle cosine buone, piccoline, fegatelli, non so come li chiamate, il torrone, il pandoro, tutto, mi piace tutto, a parte la carne, che non sono proprio amante della carne, però mi piace tutto. Poi,
Decorazioni preferite natalizie di quest'anno. Anche nell'altro video tag c'era più o meno la solita domanda e ve ne ho mostrate alcune. Poi se volete rivedere proprio il video di tutti gli addobbi, cliccate qua, vi metto il link al video. Però l'altra volta mi sono dimenticata di farvi vedere una decorazione che mi piace tantissimo perché la tengo in un angolino nascosta a riparo dai nipotini e quindi oggi me la sono ricordata, ve la faccio vedere. Ed è questa palla a carillon. Ora non ve la accendo perché non mi pare il caso. Comunque, guardate che bella, è proprio realizzata bene. Questa qui l'ho pagata pochissimo, l'avevo presa in una bancarella, se non sbaglio. Però guardate, ha all'interno Babbo Natale, la renna, c'è anche un coniglietto che infatti mi ricorda Chips, questo qua bianco. Poi c'è un orsacchiotto, dei pacchi regalo, vedete? Ora non so se si vede bene. E poi tutto intorno agli elfi che preparano, vedete, i pacchettini. Ed è carinissimo, poi con la musichetta fa tutto un effetto speciale, però vabbè. Questo forse è uno dei miei addobbi preferiti. E le palline, queste qua, mi sono sempre piaciute, non so perché, per quale motivo, le trovo magiche, natalizie, non so perché. Poi, altra domanda. Cosa c'è in cima alla lista dei desideri per Natale? Come vi ho già detto nell'altro video tag, mi piacerebbe ricevere un giubbino, un piumino nero, sempre abbastanza lungo con la cinta qua in vita e spero di trovarlo sotto l'albero. Ultima domanda, cosa farai durante le vacanze di Natale quest'anno? Allora, da vera italiana doc, le passerò a casa con i parenti di Nicola, la sua sorella, i suoi genitori, i nipotini, la nonna, insomma, in tranquillità. Non andremo alla neve, non andremo in vacanze in qualche città, staremo qua in tranquillità, in relax. E niente, questa era l'ultima domanda. Mi raccomando, se volete partecipare anche voi al video tag, lasciatemi poi qua sotto il video in risposta. E niente ragazze, io vi auguro ancora buon Natale, un bacione e al prossimo video. Ciao!